Quali sono le novità sull'osteopatia? Cosa è cambiato negli ultimi anni? Si ventila corso di laurea? Cosa è successo? Parliamone oggi. Oggi parleremo di quali sono le novità a settembre 2024. Aggiorni, comunque le cose stanno cambiando, quindi eventualmente vi farò un video più aggiornato se ci fosse bisogno. E nei commenti mettetemi se volete degli aggiornamenti più recenti man mano che le cose evolvono. Vedremo un pochino che cos'è l'osteopatia a livello globale, quindi non come legislazione italiana, qual è la sua storia, e poi vedremo un pochino come si stanno evolvendo le cose in Italia, anche se non è nulla di definito. Che cos'è l'osteopatia, diciamo, a livello globale? È un'area che si occupa della salute della persona, che si basa su una diagnosi più olistica, quindi che non si concentra solo su un punto, ma va a vedere il corpo intero. È basato molto su delle leggi base, come l'autoguarigione, per cui si dà al paziente l'opportunità e gli strumenti, tramite la manipolazione manuale, di migliorare il suo stato di salute e quindi risolvere magari alcune problematiche. Si basa su tre grandi sfere, che sono muscolo scheletrico, viscerale e craniale, che sono strettamente ed intimamente intrecciate tra loro. Non si può valutare solo uno di questi tre aspetti, ma ovviamente, essendo una disciplina olistica, bisogna valutare tutto. Il tutto ovviamente ha l'obiettivo di riportare verso l'equilibrio, l'equilibrio che si intende come salute. Breve storia dell'osteopatia. L'osteopatia nasce nel 1874 in America, grazie a Andrew Taylor Steele, un medico americano, che è considerato ad oggi il padre fondatore dell'osteopatia. L'osteopatia poi si è diffusa a livello globale, soprattutto in Europa, dove viene praticata molto di più, e si sta in questi anni, nelle varie zone di Europa, cercando un pochino di unificare quello che è il concetto più legislativo dell'osteopatia, perché ad oggi non è ancora unificato. Bene, passiamo all'Italia. Cosa è successo nel 2018? Nel 2018 in Italia l'osteopatia è stata riconosciuta come professione sanitaria, con l'obiettivo di integrare quello che era la disciplina all'interno del servizio sanitario. Questo però ha iniziato un lungo percorso legislativo, non ancora terminato, che si è un po' bloccato anche per questioni altre politiche, per il discorso di cosa è successo dal 2018 ad oggi, e quindi è rimasto in un limbo per 5 anni, fino al 2023, anzi precisamente fino al 1 dicembre 2023, quindi meno di un anno fa, in cui è stato definito l'ordinamento del corso di laurea in osteopatia. Questo è stato molto importante perché, sebbene la figura fosse stata definita nel 2018, se non esiste un percorso didattico predefinito a livello ministeriale, non è possibile definire completamente la figura dell'osteopata. Per cui, se non esiste un percorso per diventarlo a livello italiano, non può essere completa la figura. Per cui appunto nel 1 dicembre 2023 è iniziato questo percorso nel cercare di istituire questo corso di laurea. Vi leggo ora la definizione di quella che viene data adesso la figura dell'osteopatia nell'ambito del corso di laurea, e ve la leggo perché non ve la so dire a memoria. Nell'ambito della professione sanitaria dell'osteopata, il laureato è quel professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell'ambito dell'apparato muscolo-scheletrico. Quindi, rispetto alla definizione che avevo dato prima, c'è un po' di differenza. Stiamo parlando di prevenzione e non cura, e anche se la linea è ovviamente molto sottile, e stiamo parlando di apparato muscolo-scheletrico. Nel dettaglio, chi conseguirà il titolo accademico in osteopatia potrà pianificare il trattamento selezionando approcce tecniche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, quindi manuali ed esterne, non invasive, adeguate al paziente, eseguendole in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, valutandone poi gli esiti. Quindi, riassunto della supercazzola. Nel nuovo corso di laurea, i laureati in osteopatia saranno in grado di prevenire sintomi del disturbo dell'apparato locomotore, quindi persone di tutte le età. Non è specificato quindi se ci sono delle aree di età in cui è concesso o non è concesso lavorare, identificando e trattando le disfunzioni somatiche attraverso tecniche di valutazione e trattamento manuale, come abbiamo detto, esterno e non invasivo. Quindi diventerà una professione volta alla prevenzione e al mantenimento della salute. Ad oggi non è specificato se ci sarà, o almeno
non sono riuscita ad avere delle informazioni esatte, per cui non so se ci sarà un albo, come funzionerà con gli ECM, essendo professioni sanitarie ci sono anche dei metodi di ECM, e non è ben compreso per figure come la mia come verrà eventualmente riconosciuto un titolo che è stato fatto prima del corso di laurea, come nel mio caso, che io sono osteopata da diversi anni quando non esisteva. Il mio sospetto, il mio pensiero è che sarà come è stato fatto per i fisioterapisti, per cui prima era un corso, poi è diventato corso di laurea, c'è stata un'equipollenza, spero. Comunque su questo vi terrò aggiornati. Spero che il video vi sia interessato. Se volete vedere un video in cui spiego qual è la differenza tra fisioterapia e osteopatia, vi lascio questo video. Vi ringrazio per aver visto il video, vi auguro una buona settimana e vi invito a mettere un like e iscrivervi al canale.